Chiudiamo una fase di confronto dopo le mie dimissioni di qualche mese fa. Siamo arrivati non solo a un punto di caduta importante trovando una candidatura unitaria, tra l'altro molto autorevole grazie alla disponibilità di Luciano Ralli, ma credo che siamo arrivati anche alla, diciamo così, una ricomposizione in termini sia politici che programmatici. Matteo Bracciali è pronto a cedere il testimone a Luciano Ralli, unico candidato per la segreteria comunale del Partito Democratico ad Arezzo. Dal momento in cui in un partito democratico partecipato come il nostro, comunque un po' di tempo c'è bisogno per mettere in fila le cose, arriviamo adesso, maggio, a chiudere questa fase e, come dire, a ripartire con slancio per i prossimi 2 anni. Il congresso si svolgerà il 18 di maggio. Le sfide in campo non sono poche, una su tutte. Il cammino che porterà alla definizione delle strategie, candidato compreso, per le amministrative nel comune capoluogo. Noi abbiamo ora l'appuntamento delle elezioni europee che va sottolineato. È molto importante che i cittadini elettori vadano a votare perché l'Europa giocherà una partita importante nello scacchiere geopolitico del mondo e quindi scegliere persone che ci rappresentano è importante. Forse non è mai stato così importante come questa volta. Mi piace pensare e immaginare di un partito aperto che sia sede di discussione sulle questioni globali, dicevo prima, delle guerre, delle questioni della soluzione pacifica necessaria per i focolai di guerra che ci sono nel mondo, ma anche delle questioni locali. E quindi in prospettiva è un partito che si mette in moto per preparare per tempo un'alternativa all'amministrazione centrodestra che ha governato negli ultimi 8 anni. Amministrazione Ghinelli non passerà alla storia perché è un'amministrazione che ha fatto perdere la città alcune opportunità, mi riferisco alla stazione sull'alta velocità. Anche, voglio dire, il nodo di Ormo è fermo, pur avendo ministri in questo momento degli stessi partiti che sorreggono Ghinelli, e poi le opere pubbliche, siamo fermi ai progetti dei primi 5 anni di Ghinelli, la situazione della sicurezza non è risolta. Ecco, diciamo che da questo punto di vista, ecco, mi pare che sia necessario costruire un'alternativa. Il Partito Democratico si metterà a disposizione per la costituzione, nascita e più larga, per una coalizione più estesa possibile, partiti, associazioni, liste civiche, e poi parleremo, quando avremo un programma con dei punti in comune forti, parleremo anche della selezione dei candidati a sindaco.